Vai. Buonasera e bentrovati. Prima di iniziare questa cena volevamo un attimo salutare tutti gli atleti e premiarli per la loro impresa odierna. Sono con il sindaco Alessandro Falvo che voleva rivolgerci qualche parola. Intanto buonasera a tutti e grazie al presidente dell'associazione X-Sport Green Luca Mancuso per aver scelto Cicala quale arrivo di questa bellissima e tenacissima manifestazione. E poi volevo ringraziare la Regione Calabria, l'amministrazione provinciale di Catanzaro, Lega Ambiente Calabria, Ciclovia dei Parchi e Comune di Catanzaro che hanno sponsorizzato l'evento, tutti gli atleti che si sono cimentati in questa che non è solo una manifestazione sportiva, dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Ci vuole una grande forza per affrontare tutti questi chilometri in queste tre discipline. E poi tutti gli amministratori comunali che si sono adoperati affinché questa serata possa avere questa finale con la cena, che è tutta quanta plastic free, quindi anche per rispetto dell'ambiente. E ringrazio ancora Luca e gli atleti che sono giunti sani e salvi a Cicala. E buona cena e grazie e speriamo di vederci il prossimo anno. Grazie. Grazie, colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Favro, il sindaco Alessandro e l'amministrazione comunale per averci ospitato. Grazie tante. E che dire, sono felicissimo di essere a Cicala e avere questo traguardo, questo ambizioso arrivo proprio nel mio caro paese. Quindi grazie per questo. Adesso volevamo un attimo anche premiare gli ultimi tre atleti rimasti, perché c'è stata proprio, insomma, sono rimasti questi tre atleti e li vorrei invitare sul palco tutti e tre. Fabrizio, Massimiliano e Francesco.